Path from the Azus. Confesso che è una di quelle prove che faccio con grande curiosità, perché il Padfon è a mio giudizio un oggetto veramente, veramente innovativo rispetto al panorama che siamo abituati a vedere. Perché presto detto, questo smartphone è una parte integrante di quest'altro oggetto che è così chiuso, sembra un netbook, ma come vedremo in seguito è in realtà l'unione di un tablet a una tastiera QWERTY. La prova di oggi sarà articolata in maniera un po' diversa rispetto al solito, dedicheremo un po' meno attenzione alle funzionalità del telefono per dare un po' più di spazio a tutto il resto. Guardiamo un attimo lo smartphone. Molto bello esteticamente, che naturalmente gira su piattaforma Android, in questo caso già Ice Cream Sandwich 4.0, cosa che potremo vedere anche dall'impostazione dei tasti. Il telefono è sprovvisto di tasti fisici perché il tasto home, il tasto di ritorno e il tasto del multitasking sono integrati direttamente nell'interfaccia touch, quindi c'è completa assenza di tasti fisici. Nella parte superiore abbiamo capsula auricolare e videocamera frontale con risoluzione VGA. Display da 4,3 pollici con risoluzione 540x960 pixel, quindi abbiamo a che fare con un quarter HD, un display che trovo molto bello. Nessuna grossa novità per l'interfaccia, che ricalca proprio quella nativa di Android 4.0, personalizzabile con widget, collegamenti e tutte le cose a cui siamo abituati. Tasto centrale per entrare nel menu delle applicazioni. Le applicazioni hanno l'impostazione grafica solita, con l'unica variante è stato previsto un tasto che si chiama Solo Pad, nel quale troveremo i software che girano solo sul tablet e non anche sulla parte telefonica. Continuiamo un attimo con la descrizione fisica. Nella parte destra del telefono abbiamo tasti per il controllo del volume, più e meno. Nella parte bassa abbiamo la feritoia per sbloccare il cover posteriore, cover sotto al quale troveremo una batteria da 1520 mAh, slot per la scheda micro SD e la slot per la SIM, una SIM normale. Microfono. Nella parte di sinistra abbiamo classico jack, chiedo scusa, classica presa micro USB per la ricarica, per il collegamento, una presa HDMI e questo collegamento che permette al nostro smartphone di dialogare e di ricevere alimentazione elettrica anche dal tablet. Nella parte superiore abbiamo la cuffia da 3,5 mm e il tasto di accensione del dispositivo. Interessantissima anche la parte posteriore, che trovo molto bella dal punto di vista estetico e del tatto. Abbiamo una fotocamera con delle prestazioni veramente notevoli, 8 megapixel con autofocus e 2,2 di luminosità, quindi una fotocamera veramente di buonissimo livello, aiutata da una lampadina flash, fotocamera che permette anche l'acquisizione di video a 1080 punti con 30 frame al secondo e audio stereo, altoparlante di sistema. Bene. Vi dico brevemente che la parte telefonica funziona al solito piuttosto bene e che l'interfaccia di gestione è quella che troviamo nativamente in Ice Cream Sandwich. Bene, adesso passiamo ai valori aggiunti di questi dispositivi. Poggio un attimo qui il nostro Padfon e andiamo a vedere questo altro oggetto, che si presenta in questo caso come un netbook con una diagonale da 10 pollici, risoluzione 1200x800 punti, quindi abbiamo a che fare con una risoluzione oltre l'HD, con fotocamera frontale da 1,3 megapixel e una camera posteriore da 8 megapixel con autofocus e flash LED. Abbiamo, come si può vedere, incorporata una tastiera QWERTY. La cosa bella di questa tastiera è che può essere completamente rimossa. Noi sbloccheremo questo tastino e potremo rimuovere il nostro tablet. Quindi a questo punto avremo a che fare con un tablet sui generis, un oggetto più sottile che potremo trasportare con tutta facilità. Ma c'è un'altra cosa che si può vedere. C'è questo sportellino, lo apriamo, c'è questo slot
nel quale troviamo una piccola slitta fatta su misura per il nostro padphone. Lo spingiamo fino in fondo, fino a quando tutto il dispositivo emette una vibrazione che ci confermerà il corretto inserimento dello smartphone. Lo chiudiamo e possiamo passare a utilizzare il nostro tablet. In sostanza, l'inserimento che è obbligatorio dello smartphone all'interno del tablet abilita la visione di ciò che succede nello smartphone sul nostro tablet. Tutto ciò che possiamo fare da qui è la stessa cosa che potremmo fare anche sul nostro tablet. Lo sblocchiamo in maniera convenzionale con il tastino e abbiamo a che fare con l'interfaccia che vedevamo prima, quindi le classiche pagine scorrevoli che possiamo personalizzare anche qui con tutti i nostri widget e tutti i collegamenti. Abbiamo qui la lista dei nostri programmi, ma la cosa interessante è che tutto ciò sarà poi utilizzabile anche in modalità netbook. Una cosa che mi piace subito far vedere è la possibilità di interagire sia in modalità touch che utilizzando il pad come se fosse un normalissimo computer. Ora non so se la macchina riesce a mettere a fuoco, c'è qui una piccolissima freccia che ci permetterà di andare ad aprire i nostri programmi. Comunque fidatevi, la freccina c'è e possiamo confermare col singolo tocco, il doppio tocco, anche il funzionamento della freccina. Una cosa che dicevo mi piace molto è la parte telefonica. Da qui possiamo accedere subito alla nostra parte telefonica, vediamo riprodotta l'interfaccia. Ora abbiamo una SIM della TIM, proviamo a fare la richiesta del credito. Componiamo il 40916 e da qui eseguiamo la telefonata. Servizio TIM prepagato. Come possiamo Buonasera, puoi vedere, scoprire le promozioni chiamiamolo servizi network in Italia questo Tele momento, ha fatto partire una convenzionale telefonata. Viene automaticamente attivata la parte viva voce che, come avete potuto sentire, è anche molto ben funzionante, quindi si sente bene. Potremmo o dialogare con il nostro interlocutore in viva voce o se no deviare la chiamata su un dispositivo esterno, per esempio un auricolare Bluetooth. La cosa che trovo molto interessante di questa cosa è che naturalmente possiamo fare contemporaneamente dell'altro. Andiamo ad aprire i nostri applicativi e per esempio andiamo a vedere Polaris Office. Questo dispositivo ha caricato questo programma, ma possiamo utilizzarne anche degli altri. Da qui possiamo, aprendo le relative cartelle perché è integrato un piccolo file manager, vedere i nostri file compatibili col pacchetto Office, quindi Word, Excel. Possiamo leggerli, possiamo editarli, il tutto per esempio mentre parliamo al telefono con una persona. Quindi, trovo sia parecchio interessante questa cosa nell'ottica di utilizzare questo oggetto come un piccolo portatile. Trovo che queste cose funzionino assolutamente molto bene. Direi che la cosa, se dovessi dare una descrizione breve ed efficace di questo terminale, direi che permette più o meno in un'unica soluzione di utilizzare lo smartphone in maniera divertente, per esempio ascoltando musica o facendo delle buone foto, dei buoni video, o addentrarsi mani e piedi nel mondo business, quindi utilizzando tutti quegli strumenti tipicamente ad appannaggio dei nostri computer o di ufficio o i portatili, per esempio, da casa. E il funzionamento, a parer mio, è veramente valido. Altro valore classico è il browser. Adesso ecco, sta già caricando la nostra pagina. Come avete potuto vedere, siamo sotto copertura di rete. Tra l'altro, devo fare anche un excursus per quanto riguarda le caratteristiche hardware. La parte dati può contare su 21 megabit in download e 5.76 in upload. Come si può vedere, il browser ha una risposta eccezionale sia nel caricare la pagina, che come avete visto è veramente fulminea, sia nella sua riformattazione. Chiaramente la densità di pixel che arriva a 1200 permette la visualizzazione quasi intera della pagina, ma funziona senza problemi il pinch to zoom, mantenendo comunque un buonissimo livello di grafica, non si vedono spixelature evidenti. Potremmo da qui sia dialogare con il nostro touchscreen, adesso non so perché non ha preso la pagina, se no potremmo andare a cliccare sui nostri link tramite
il pad. Interessante, da qui possiamo trovare il tasto home, che è lo stesso stilizzato la casettina, e ritorneremo nell'interfaccia normale. Bene, io direi che un riassunto interessante lo abbiamo già fatto. Potremmo dilungarci ancora per molto su alcune caratteristiche peculiari. Direi che vale la pena aggiungere la possibilità di utilizzare un pennino esterno, un pennino capacitivo che si può acquistare a parte, che permette di utilizzare molto bene anche altre funzioni del nostro Asus, ma in questo momento non l'abbiamo. E direi un'altra cosa da aggiungere è ciò che riguarda l'autonomia. La cosa interessante è che questi tre dispositivi insieme hanno tre batterie separate che, una volta unite, sommano le rispettive capacità. Quindi l'autonomia viene prima raddoppiata e poi triplicata una volta attaccata alla docking. Questo chiaramente ci permette di aumentare in maniera esponenziale la durata della batteria del nostro dispositivo, permettendoci o di lavorare o di divertirci per un periodo di tempo più lungo. Ok, direi che mi posso fermare qua. Facciamo un'ultima considerazione. È un oggetto che pesa circa 7 etti così completo, quindi siamo ai livelli di un normale netbook, ma è facilissimo da trasportare, facilissimo da smontare, quindi va bene più o meno per tutti gli usi. Il prezzo, siamo un po' oltre i 700 euro. Non è regalato, ma certamente va considerata il fatto di avere insieme due dispositivi completi a cui si aggiunge anche la tastiera. Quindi, se andassimo a sezionare il prezzo di ogni singolo dispositivo, ci accorgeremmo che forse il prezzo complessivo non è poi così elevato. Certamente resta un dispositivo non alla portata di tutti, ma che personalmente trovo veramente entusiasmante, veramente un bel prodotto. Un ringraziamento allo Stockhaus di Corso Sempione a Milano perché ci ha messo a disposizione questa unità di prova, e un saluto da Ivan e alle prossime.